Ciao Bethesda.it, è finita una serie televisiva molto importante, penso, per noi italiani. Mi veniva da dire, appunto, come al solito, per il cinema e la televisione italiana, per il prodotto audiovisivo, per l'industria. È finita Romulus, 10 episodi di quasi un'ora l'uno, 50 minuti di media, 52-53, diretto, una serie diretta da tre registi: Matteo Roveri, Michela Laic, Enrico Maria Artale. Una bellissima produzione, una bellissima idea di fare. Poi si può sempre fare meglio, si può fare peggio, si può fare di qua, si può fare di là, ma fare è già una grande scelta, non scontata per noi, che non facciamo questo tipo di produzioni così epiche. Si prende un film del 2019 che ha ottenuto 15 nomination ai David, ma solo tre vittorie, però tre vittorie importanti. Quali sono? Le ricordiamo: per Il Primo Re di Matteo Rovere, suono, produzione, fotografia, produzione soprattutto. Dalla produzione poi arriva l'idea del mettere in moto subito un motus, appunto, che deve essere perpetuo per noi quando c'è un'idea, quando c'è un progetto editoriale. E allora, ecco un prequel. Siamo ancora nell'ottavo secolo avanti Cristo, siamo ancora carandiniani, perché Carandini viene preso come punto di riferimento per Rovere per ricostruire cosa? Quello che è un mito, il mito della fondazione di Roma, attraverso Andrea Carandini e tutti i grandi archeologi che hanno lavorato alla ricostruzione scientifica della storia della fondazione della città da cui vi parlo, che poi, come sapete benissimo, non è stata solo una città, è stato un grande impero quando eravamo imperialisti. Ok, adesso è prima di essere imperialisti. Rovere aveva chiuso Il Primo Re con quella splendida idea della mappa, che per noi è straniante, perché noi italiani siamo molto marginali da tanti anni nel mondo, molto insignificanti, anche un po' sgradevoli. E rendersi conto di che cosa era Roma emoziona, penso anche sconcerti le nuove generazioni, no? Che sono cresciute in un paese molto piccolo, e vedere un paese molto grande che nasce addirittura da una città deve essere straniante per un ragazzino. Questo era l'effetto molto bello, molto giusto, secondo me, nel 2019 del Primo Re di Matteo Rovere, ma è ancora più giusto andare avanti. Romulus. Grande idea, 10 puntate, torniamo a quegli accampamenti, sfruttiamo il lavoro fatto a livello scenografico, non buttiamo le scenografie. Il cinema di genere è questo, il cinema di genere è non buttare i vestiti, non buttare le maschere dei mostri. Guardate, Sam Raimi ha riutilizzato lo stesso concept di una maschera di un mostro alato dell'Armata delle Tenebre per fare il Goblin di Spider-Man, non si butta niente. Non si butta niente perché lo spettatore ha diritto all'oblio, che è fondamentale, e perché è bello il mito, tornare a sentire sempre le stesse storie, Mandalorian. E quindi io apprezzo prima di tutto la capacità e la cronologia. Non si aspettano 5 anni, non si aspettano 6 anni, si fa immediatamente. Nel momento in cui tu hai la chance, fai la produzione. Quindi 2019 Il Primo Re, io vi parlo poi in un anno difficilissimo come quello del 2020, colpito da pandemia, sono riusciti loro a livello produttivo già a farmi vedere 10 episodi di questa roba qua. Ed è una roba di carattere internazionale, con i Mocadelic in colonna sonora, perché c'è anche Cattleya, perché c'è Sky e perché c'è la voglia di non dimenticare Gomorra. Non si butta niente, e quindi i Mocadelic vengono a fare una colonna sonora che ricorderà per i grandi appassionati come me dell'eccellente lavoro che abbiamo ricordato qui a Bethesda in chiacchiera con Salvatore Esposito su Gomorra, ricorderà un po' Gomorra, ma è Romulus. E quindi anche questo è molto bello, prendere degli artisti, farli lavorare ancora così lontano, così vicino, variazione sul tema. Il tema è fare anche noi sta roba. Che cos'è? Trono di spade, un fantasy. Si gioca col fantasy perché c'è un popolo nel bosco che potrebbe essere un popolo di mostri, ma a un certo punto, questa è una videorece spoilerosa, a un certo punto no, non è un popolo di mostri, è un popolo messo ai margini di un mondo che vede una lega
composta da 30 popoli, un mondo ancora convinto di vedere dei segni divini, quelli intelligenti che fanno, quelli moderni che fanno, propongono la democrazia come l'adorato, come quel meraviglioso personaggio alla fine di Trono di Spade. Ma se ci fosse la democrazia? Oh, che stai a dire? No, quelli intelligenti, Wiros, che diventa Viros in doppiato italiano, quelli intelligenti sfruttano questa. Noi oggi, dall'ottica del 2020, diciamo so creduloni. In realtà, se ci fossimo trovati, amici miei, in quel momento storico, anche noi avremmo aspettato, avremmo aspettato. E avremmo aspettato che qualcuno analizzasse il sangue estraendolo da una testa, farlo bollire. No, 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 non va bene. Avremmo aspettato ovviamente gli uccelli. No, no, come vanno gli uccelli? No, sono tutti a terra, sono tutti morti. Avremmo aspettato e avremmo delegato ad alcuni personaggi all'interno della nostra società che cominciavano ad avere questo ruolo, gli indovini. Avremmo delegato a loro alcune scelte, deresponsabilizzandoci e responsabilizzando gli dèi. Ma quali dèi? Il tuo o il mio? Nascono nuove divinità, nascono nuovi popoli. La serie è, devo dire, molto divertente perché io l'ho vista. Ho visto 8 puntate in proto-latino e ho visto le ultime 2 puntate in doppiato. Intanto, voglio dire, è diverso. Il proto-latino è molto più intima, è molto più fragile, è molto più sussurrata, è molto più. È affascinante la differenza. È molto più neorealista, voglio usare questo termine per dire che è molto più povera nel senso anche di epica, è più intima, intimista. Mentre invece la versione doppiata. Che non è doppiata dagli stessi attori che sussurrano e parlano più basso in proto-latino, è più altisonante la versione doppiata. E questa è una differenza, visto che si chiama prodotto audiovisivo non a caso, questa è una differenza di audio che cambia molto la percezione della cosa in questione. Mi piace Romulus, mi piace perché. Mi piace tantissimo, appunto, anche all'interno dell'idea produttiva di farlo, che è già perché altri non lo fanno, su cose che andavano fatte a saga. E poi che cosa vado a fare? Vado a prendere 3 attori giovani che vengono rispettivamente da film a volte visti, a volte poco visti, a volte amati, marginali, The Startup, che è un film che io adoro, che ha una delle battute più belle. Ma ovviamente è prodotto da Barbareschi, quindi alcuni lettori del prodotto audiovisivo italiano ovviamente lo marginalizzano. Invece è un film molto interessante dove c'è una battuta fantastica, e cioè vuoi fare l'imprenditore in Italia? Devi entrare in politica, è l'attività imprenditoriale più redditizia che ci sia. Ok, già un film che mette una battuta del genere che racconta tutto, okay, ciò che abbiamo visto negli ultimi 30 anni, vabbè. E c'era Andrea Arcangeli in quel film. E c'era questo approccio molto all'americana di vedere l'eroe che corre, l'eroe che scala, che è in Italia. E infatti, altra cosa rivoluzionaria di Startup, il giovane eroe che paga, dà dei soldi al padre. Noi veniamo da tutto il contrario nelle dinamiche familiari e socio-economiche della nostra Italia degli ultimi anni. Chi era questo qui? Andrea Arcangeli. Quindi vedere Andrea Arcangeli diventare Iemos, futuro re di Alba. E vedere questa purezza nei suoi occhi, che poi diventa forza e diventa anche responsabilità politica, devo dire, è entusiasmante. È entusiasmante da analista vedere un lavoro di questo genere sull'attore, sugli attori, ok? Perché c'è qualcuno che ha visto Startup e c'è qualcuno che ha visto non solo la qualità di Startup, ma la qualità del protagonista di Startup, Andrea Arcangeli. E qualcuno ha visto La Paranza dei Bambini, che è stato un film più fortunato perché c'è Saviano dietro, quindi alcuni lo accettano meglio.
un buon film, molto di genere, forse anche un po' troppo di genere, come diceva Claudio Giovannesi, quasi pornografico nel genere, un super ragazzino, super fico, super labbra, super Annie Parillo, super Nikita, super indistruttibile, problema forte del film, diventa un capo gang di una gang di ragazzini, l'apparenza dei bambini. E si chiude con proprio l'esercito e la forza del protagonista, la bellezza, la sua indistruttibilità, che è un problema del film, anche in chiave morale, di morale della visione, di morale politica della visione di ciò che tu presenti. E tanto che gliel'ho detto a Claudio Giovannesi, che era un po' spaventato da questa mia analisi, che io, alla quale credo molto. Beh, chi era lui? Era Francesco di Napoli. E tu prendi Francesco di Napoli, miglior sceneggiatura a Berlino, poi insomma, film diciamo più eclatante di startup, meno ovviamente, meno diciamo outsider di startup, ma c'è Francesco di Napoli. E tu prendi Francesco di Napoli e gli fai fare Viros in proto-latino, Viros, doppiato, personaggio interessantissimo del nuovo, lo schiavo. Insomma, mi ricorda il personaggio dell'eunuco che io amo moltissimo in Trono di Spade, che è un comunista. Il personaggio dell'eunuco ha un monologo, secondo me, eccezionale dentro Trono di Spade, in cui spiega perché lui detesti i re, perché lui è un uomo del popolo e lui vuole che il potere vada al popolo, e lui vuole, e la sua azione è affinché in futuro il popolo possa votare democraticamente, e quindi lui non ha assolutamente soggezione e rispetto, ammirazione, stardom, celebrismo, consenso, quello che c'è oggi nei confronti di chi è uno, nei confronti di quello che è seduto sul trono, perché lui pensa e applica questa sua ideologia alla sua prassi politica. Lui pensa che si debba pensare al popolo. Ok? E questo è un personaggio eccezionale di Trono di Spade. Qui c'è uguale. Questo è uno schiavetto. Adesso, molto debole. Io dico che Francesco di Napoli, nella mia percezione, ancora era molto forte, per colpa merito ovviamente dell'ottimo Claudio Giovannesi e di quello che è la paranza dei bambini. Bom 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 bom, è figo, è figo, è figo, vince, 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 è figo, è figo, è figo, vince, vince, vince. A un certo punto si trucca anche da donna, momento Nikita di Besson, va lì, ammazza tutti, silenziatore, cioè fa l'amore, non ha problemi di erezione come gli stupendi protagonisti della Terra dell'Abbastanza e di Innocenzo, che si pongono il problema, ok, giovane gangster, forse malessere? No, invece la paranza è bo 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 bo! Pericolosissimo, molto, molto dritto, pericolosissimo se tu vuoi fare un film più ambiguo che non fai. Allora, in questo caso Francesco di Napoli, secondo me, doveva essere un po' più debole per essere così debole, ma questa è la mia percezione perché ho ancora la paranza dei bambini molto in testa, ovviamente. E lui è uno schiavo che viene mandato nel bosco, va bene, da una città perché ci sono, la storia parte da punti diversi, diciamo che Alba è l'inizio e la fine, ve la ricordate Alba nel primo re? E questa Alba è un'Alba in cui c'è un problema di leadership che viene risolto e ci sono degli intrighi di palazzo e poi ci spostiamo in un'altra città dove da cui vengono mandati, dove c'è il rito di mandare questi qua nel bosco che devono sopravvivere, che è la parte più divertente secondo me. Dove c'è un attore che io amo moltissimo, non solo l'ottimo Francesco di Napoli, che è fighissimo, che odiavo nei primi episodi perché Wiros dice molte menzogne. È molto bello come è Francesco di Napoli, che è un bellissimo attore, un bellissimo uomo. E a me mi piace da morì, diciamo, la bestia che se lo porta dietro è che Silvia non è cattiva, ma no, questa è la messa è finita. A me Cneus mi dispiace quando schiatta. Gliel'ho scritto pure a Rovere. Gli ho detto Cneus mi era affezionato. Cneus secondo me è pure buono. Perché c'è il grande Gabriel Montesi, che abbiamo visto in Favolacce, essere l'uomo bestia. Te voglio bene, quello che mangia, te voglio bene. Quello che c'ha quella smorfia ignobile mentre vede la cronaca nera. Quello che è il papà del bambino emaciato.
Beh, Kneus se porta questi qua nel bosco. Sì, vabbè, però a me mi piace da morire. Mi piace da morire, infatti, non... infatti, quando succede qualcosa a Kneus, io mi sono molto arrabbiato. Secondo me perde molto la serie quando perde Kneus. Ci stanno gli scheletri come in Alien, poi appunto l'abbiamo, l'hanno esplorato in Prometheus. Ci sono gli scheletri, ma chi so questi? Ma chi c'è stava prima di noi? Madonna mia, ma che è sto scheletro? Mamma mia, in mezzo a un bosco, una radura, uno scheletrone così fighissimo come Alien, bene. E poi ci stanno questi nel bosco che tu dici, mamma mia, oh, allora ci stanno i 30 popoli, poi c'è Alba che so i capi di tutti, non piove, va bene, c'è il re vecchio, Numitor, bisogna cercare di capire che cosa fare. Yorgo Voyagis interpreta Numitor e lui, io lo amo molto in Senza Parole, che è un corto stupendo dentro i nuovi mostri di Dino Risi con Ornella Muti. Che piace tanto anche a Paolo Genovese. Io e lui siamo due grandissimi fan di quel corto senza parole, proprio senza parole, che andrebbe rifatto oggi col terrorismo. Un'idea geniale, grandissima. Ornella Muti, Yorgo Voyagis. Qua è bello vederlo vecchio, che non ci ha lasciato. È bello vederlo che fa Numitor. So cazzi, doppiato da Stefano De Sando nelle versioni altisonanti che io ho visto due, perché mi piaceva tanto il proto latino. Poi cominciavo a capire un po', ricordare i vocativi. Uire, Ieme, 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 Ieme e Iemos in vocativo, quando lo chiamano Ieme! Ed è Andrea Arcangeli. Poi c'è sta Willos, che è Francesco di Napoli, che è sto ragazzetto scrocchiazeppi che viene mandato in mezzo al bosco, vabbè. E poi c'è sta lei. Oh, Marianna Fontana, che appunto, vedete come si lavora bene, tu prendi tre film, Startup non ha visto nessuno tranne sto coglione, poi La vacanza dei bambini, sì, L'intelligenza dice sì, poi c'hai Indivisibili, ok, il film è andato molto bene, David, perfetto, benissimo, Marianna Fontana recitava con Angela Fontana, molto affascinanti, ecco, allora, il lavoro fatto su Marianna Fontana, parliamone un attimo, tu la prendi, la porti lì. E Marianna Fontana fa, diciamo, questa signora che sta ad Alba, diciamo, inserita nel sistema con un grande amore. Poi succede che l'amore non c'è più, lei si incazza come una bestia e mi piace da morire tutto il lavoro che hanno fatto su questi tre corpi. Adesso Andrea Arcangeli, Francesco di Napoli, Marianna Fontana. Allora, guardate come fanno i capelli. Marianna Fontana ha sta bellissima faccia antica. Che sembra uscita proprio dall'ottavo secolo avanti Cristo, e con questa mandibola molto larga, bellissima, che le si enfatizza se tu le raccogli i capelli, ovviamente. Lei diventa un po' un'Arya Stark. Comincia ad andare a scuola da Marte. Non è Natale su Marte, è lei che ilia su Marte, incazzata come una bestia. Si vuole vendicare di che cosa lei pensa di uno, poi in realtà capirà che c'è stato un intrigone. Parla anche posseduta con la voce di Pazuzu, sembra un po' la voce di Pazuzu. Vediamo anche Marianna Fontana che parla posseduta, perché quando, come Arya Stark, aveva fatto tutta la sua... Trono spade, tutta la sua diciamo scuola di assassinio, ecco, questa è più brutale, la menano, la appendono, va bene, cioè, ci sono anche cose che abbiamo visto legate al cinema erotico, Sadomaso, interessantissimo, a un certo punto la appendono pure la povera Marianna Fontana, Ilia, personaggio stupendo, arrabbiatissima, gnappa, però appunto che va lì con la daga. Datemi qua, fa anche la voce posseduta, cambia anche modo di parlare, con sti occhi, è un film di marchi in fronte, marchi sul collo, marchi che te si riconosce, e poi è un film, appunto, voi direte, ok, ma c'è il soprannaturale, in Trono di Spade c'è il soprannaturale, qua non c'è sta il soprannaturale, ma c'è tutto questo discorso politico interessantissimo su... Come rapportarsi a loro credono nel soprannaturale, loro credono negli dèi, ma ci può essere un nuovo dio? Oh, ci stanno questi nel bosco che hanno un nuovo dio, che si chiama Rumia. Oh, è come la canzone di Venditti, benissimo, avete già capito dove andiamo a parare. Questi del bosco
Hanno la Lupa, che è Silvia Calderoni. Adesso voglio dire, anche lavorare su Silvia Calderoni, che è uno dei corpi più transgender, più David Bowie, più affascinanti, che grazie a Davide Manuli, l'enigma di Caspar Hauser, io vedo dentro il cinema dopo tanto teatro con Motus. Va bene, sta signora è un mito dell'underground. Il cinema ce l'ha anche portata davanti ai nostri occhi. Io la amo molto, Silvia Calderoni, la trovo indispensabile anche per la crudeltà. Mi piace per esempio la crudeltà tagliente che Francesca Comencini, essendo un genio, capisce di Silvia Calderoni e con un po' di trucco le fa fare il monologo terrificante contro le donne, dove dice chiaramente in questa società maschilista gestita da uomini orribili, che poi è l'Italia degli ultimi 30 anni, che cosa vuol dire essere donna, la differenza tra noi e tra noi maschietti e le signore. Amori che non stanno a stare al mondo, andatevi a vedere il monologo di Silvia Calderoni alla Lavagna, per spiegare alle donne che cosa vuol dire essere donna. Lì la Comencini capisce quel lato là, tagliente, anche un po' crudele di Silvia Calderoni. Infatti lei c'ha un sorriso cattivissimo mentre fa quella cosa. Qua Silvia Calderoni è praticamente David Bowie in Labyrinth, però più sporca, più povera, meno vestita. E devo dire che è incredibile. È incredibile il look, è incredibile il suo personaggio di Lupa. Il rapporto, io avrei voluto anche un rapporto più sessuale con Yemos. Ce l'hanno quasi in un momento, verso la fine, che dove i loro corpi io avrei voluto più. E Silvia Calderoni, cioè, datemi Silvia Calderoni, datemela in quantità industriali, va bene? E chi capisce questo è bravo. È molto semplice. Chi capisce questo è bravo. Chi va a prendere un corpo come quello di Silvia Calderoni, un'anima artistica come quella di Silvia Calderoni, e la inserisce dentro sta roba qua, è bravo. Quindi a me piace chi lavora in questo modo. La Lupa, è forse Roma. Roma chi siamo? Siamo degli indiani, siamo dei nativi americani, sì, che viviamo nel bosco, che siamo degli outsider e soprattutto siamo, e qua perché, ecco perché Wiros o Viros si trova bene dentro questo tipo di discorso ideologico, c'è la nuova, c'è il nuovo mondo qui, cioè c'è, che vuoi fare? Chi sei? Ale. Allora è ovvio che lo schiavo riesce a superare il classismo di quel tipo di società in quel luogo lì. Ci stanno le pelli, ci stanno le spade, ci stanno i combattimenti, ci stanno le orge, sì, non quella finta de guava che a volte sento i giovani che dicono che in We Are di Tarantino c'è un'orgia. Non c'è un'orgia! Va bene, solo due vanno in buca alla fine, anche fluidi, ma non c'è, cioè non è che è un'orgia se vi smanacciate, vi baciucchiate in 5, 6, 8, va bene, no, invece qua c'è. Questa è l'orgia, ok. Ecco, anche lì, insomma, io direi Wiros, se viene sverginato, avrei voluto una reazione maggiore. Sull'amore, forse un po' contenuto sul personaggio di Wiros, peccato, perché incontra una signora che è la fine del mondo. Va bene, dentro l'orgia e dentro il gruppo dei lupi del bosco. Perfetto. Allora, bravissimi alla regia, diciamo, Rovere comincia a like, Artale, poi chiude a like al decimo. Ma che bel modo di lavorare. Adesso si può fare meglio, si può dare di più. Momento diciamo, di ciò che non mi è piaciuto quasi tutto. Penso che in alcuni momenti noi dobbiamo arrivare a fare come loro, senza scimmiottarli, e cioè a portare la narrazione dentro l'azione maggiormente. Quello che critico, quello che diciamo non mi piace particolarmente è quando il dialogo è eccessivo rispetto all'azione. L'azione non deve essere per forza menarsi, eh? E qua torniamo alla Belva, anche, che è un esperimento molto interessante, ma c'è tanto lavoro da fare, tanto lavoro da fare, ok? Su quel tipo di concept che non è nostro, e per farlo diventare nostro. Io qua dico che anche nel finale, un po' troppe riunioni, un po' troppe assemblee, un po' troppi comizi, quando invece la serie è fantastica nel momento centrale in cui ci sono Yemos e Wiros che sono diventati amici, che vanno in giro,
e che sono un re e uno schiavo, e tu là ti fomenti da maschio anche perché vedi due ideologie, due mondi, e di Napoli Arcangeli sono magnifici ed è magnifico come li truccano. Non smetterò mai di dirlo, non è scontato vedere degli attori italiani che fanno anche la cosa fica e che reggono la cosa fica. Non è scontato per niente, non è scontato per niente, per niente, per niente. Quindi bravi, bravi, bravi. È un ottimo modo di lavorare. Io voglio dire che aumentiamo la narrazione attraverso l'azione, che non è per forza menarsi, che può essere quella scena stupenda di Charles Dance che spiega tutta la politica a uno dei suoi figli mentre sta scuoiando, non mi ricordo cosa, che è appeso, e i gesti dello scuoiare, za, 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 fanno vedere anche. Fanno vivere il dramma di ciò che lui sta dicendo. Sempre Trono di Spade, e non sto parlando ancora di menare. C'è una scena che vede coinvolto Tyrion legato alla sedia, per esempio, in un episodio di una stagione. E una sedia attorno a un tavolo e tutto questo rondò attorno alla sedia perché la sedia ha un significato politico, perché se tu ti siedi in quella sedia hai un senso a livello della famiglia e guardate come lo gestiscono alla grande quei registi. Allora io voglio dire che noi dobbiamo arrivare a questo anche perché questo è dentro, perché questo va fatto all'interno di questo prodotto, perché se si chiacchiera troppo. Sì, in un certo senso non si usano tutte queste cose stupende che abbiamo. Usate di più le scenografie, usate di più i vestiti. Si eccita lo spettatore. Infatti, da Trono di Spade fecero la pubblicità del preservativo, anche perché era una serie sessuata. Quello che voglio dire è che quando fai questo tipo di lavoro devi spuntare sul feticismo, devi puntare, devi esasperare il concetto feticistico, che hanno fatto tutti. Va bene, a partire da Guerre Stellari, no? E poi Jackson, cioè, devi esasperare quindi il vestito, la capigliatura, l'usanza, e c'è un signore che c'è un rapporto con la Grecia, già, il Romulus, perché c'è qualcuno che racconta che racconta l'attacco a Troia, quindi l'Iliade, e infatti, c'è qualcuno che parla dell'astuzia di Ulisse, greco di merda, è Ulinos. C'è, e c'è, per il resto, secondo me, va tutto molto bene. E poi, vabbè, è un prequel, quindi insomma, potete anche capire dove si andrà a parare. E è bella l'idea che ci siano i giovani che vogliono cambiare il mondo. Io penso che, ecco, e questo è oggi per me. È oggi per me. Per me è oggi in Italia, dove voglio che le nuove generazioni prendano in mano questo paese che è stato distrutto da altre generazioni ed è stato non toccato dalla mia generazione, totalmente inefficace, totalmente per tante ragioni. Io voglio che ci sia una rivoluzione in questo paese e quindi questa è una serie per me molto importante. Io credo nella trasmissione di un prodotto audiovisivo commerciale in chiave politica, ci credo tantissimo, tantissimo, se no non amerei molto il cinema popolare che amo, dei miei registi preferiti. Quindi quando vedo questa idea mi entusiasmo. Riguarda anche il mondo, eh? Sì, certo, può essere scontato, ma mai come adesso c'è bisogno di donne e c'è bisogno di giovani. E qui c'è una donna giovane insieme a due giovani. Sono loro tre, diciamo, il regalo più bello, no? Perché poi sono i protagonisti, sono proprio messi là. Per il resto, io voglio dire che anche di Sergio Romano, devo finire perché fra poco è finita, devo dire che anche di Sergio Romano questa serie. Che è bravissimo nel ruolo di Amulius. Nel suo sguardo ho visto tutto tanta modernità legata al potere. Tanta modernità. Tanti sensi di colpa. Insomma, c'è tanto da parlare. Continuiamo a parlarne di Romulus, ma per me è assolutamente più sì che no. Dobbiamo raccontare di più con l'azione, con i vestiti, perché questo è il grande cinema di genere che dobbiamo tornare a fare. Ciao, Bad Taste!